stato nel processo spettrotecnico, cioè l'aver cercato di confrontare quella traccia con profili genetici che già aveva la polizia scientifica. Quindi quando mi si chiede processo giusto, noi riteniamo che l'intera indagine, l'intero processo, noi non lamentiamo che ci sia stato dietro tutto questo una manovra o che qualcuno voglia incastrare, ma lamentiamo che ci sono stati tantissimi errori e il primo tra questi errori noi riteniamo sia stato quello di negare una perizia. Quando finalmente è stata data, sapete che il risultato che ha offerto questa perizia è quello della non possibilità di attribuire il DNA a Raffaele Cinque. Avvocato, è vero che si è parlato di processo con dei toni molto forti, se anche per lei è una prima volta? Ma io ho partecipato a molti processi e i toni sono stati sempre vivaci e forti. Probabilmente non mi sono piaciute alcune personalizzazioni, cioè il fatto che anziché criticare la perizia si criticavano i periti, anziché criticare, cioè c'è stata forse un'eccessiva personalizzazione, a un certo punto sembrava che gli imputati fossero i periti, poi c'è stato un momento che sembrava che i difensori fossero gli imputati. Ecco, ogni tanto mi è sembrato che c'era un po' una specie di grande di caos, quasi a voler spostare l'attenzione dal processo. Perché forse la cosa più impressionante è che c'è tutto questo intorno di fronte a un processo che veramente non ha nulla. Cioè stiamo parlando di un processo in cui se si fosse fatta la perizia anni fa avremmo avuto, credo, un'archiviazione senza questi 4 anni. Ecco perché, vedete, questa nostra partecipazione. Voi avete visto gli imputati, ovviamente che sofferenza hanno portato in aula, perché per voi è solo un verdetto finale, per loro sono 4 anni che a prescindere dall'esito comunque sono 4 anni che hanno vissuto in quelle celle. Un ritrovamento di una sospettosa, cioè, può elaborare su questo? Ho parlato sia nella mia ringa sia nei motivi di appello del cosiddetto metodo sospettrocentrico. Che cos'è il metodo sospettrocentrico? È un metodo che viene utilizzato quando già la polizia ha in mano il profilo genetico dell'imputato e quindi trova una traccia, e la domanda che si pone è: questo DNA è un DNA, questo che ho reperito sul luogo del delitto, che in qualche modo può rientrare nella traccia? Ecco perché metodo sospettocentrico, cioè la traccia dell'indagato può rientrare, può essere messa a specchio a confronto con la traccia che ho trovato sul luogo del delitto? E siccome quella che si trova sul luogo del delitto in questo caso è una traccia in cui un numero indefinito di soggetti si poteva identificare, persino il perito ha trovato la possibilità di identificare se stesso in quella traccia, è chiaro che se io ho in mano il profilo genetico di Raffaele Sollecito prima e dico è compatibile con quella traccia, la risposta molto probabilmente sì. Ma se fosse stata fatta la stessa operazione con altre persone, la risposta sarebbe stata uguale. Cioè questa è la peculiarità, che si trattava di una traccia commista e quindi un numero indefinito di persone potevano essere identificate in quella traccia. Perché? Perché è una traccia molto confusa, è una traccia in cui ci sono una pluralità di profili. E quindi è chiaro che se mi chiedo soltanto se Sollecito in quella traccia, la risposta è sì. Il problema è che persino il perito si è ritrovato in quella traccia. Okay?